Carlo Ginzburg, parlare con te oggi di Cesare Pavese eh, credo che abbia veramente un, il senso di andare alle radici, di capire le radici di quest'uomo e di questo scrittore, in, in un duplice senso. Il primo è eh, che i tuoi genitori, Leone Ginzburg e Natalia Ginzburg, Natalia Levi, sposata poi Ginzburg, sono stati fra i più grandi amici di Cesare Pavese. La seconda ragione è, mh, è invece eh, legata alla tua eh, professione, la, alla strada che tu hai scelto eh, nella tua vita, che è stata quella di storico, che fa di te uno dei più grandi storici viventi. Non lo dico io, è, è cosa risaputa. E quindi io partirei da questo dalla tua dalla capacità che tu hai sempre avuto in, in tutta la tua carriera di storico in tutti i tuoi libri di entrare dentro le vicende degli uomini e di raccontarle con profondità eh, con empatia e anche con l'umiltà di chi dice sempre forse molto di più quello che non sappiamo di quello che sappiamo quindi qual è la tua idea, la tua opinione di Cesare Pavese, che idea te ne sei fatto, e che rapporto hai con la sua persona, con la sua figura umana e intellettuale. Eh, dunque eh, io ti ringrazio molto. Eh, eh, Diciamo che eh, io non sono in grado di eh, fornire un ritratto di Pavese, eh, non ho diciamo, fatto una ricerca abbastanza approfondita su questo, che sarebbe necessaria, eh, è un tema grandissimo, eh, però eh, Pavese è stato molto importante eh, per, la mia, eh, per il mio accostarmi al mestiere dello storico. E allora vorrei partire da questo. Eh, io diciamo eh, ho dei ricordi di Pavese, eh, lo ricordo proprio come persona fisica, eh, mi ricordo perfino una conversazione, deve essere stato nel 48 forse, eh, 48-49, eh, venne a casa eh, nostra e a cena direi e chiese a me, a mio fratello ma cosa leggete? E, e allora abbiamo detto Salgari eh, e lui disse eh, dovete leggere la città del re lebroso. Io non l'ho mai letto però mi rimase impresso questo titolo e poi retrospettivamente pensai che Salgari si era ucciso. Eh, quindi diciamo in qualche modo la, la, la notizia della morte di Pavese che io ricordo vivissimamente. Avevo 11 anni, eh, in qualche modo è stata come proiettata all'indietro. E, e quindi, diciamo, anche, anche per me, e poi forse appunto per le ragioni personali che tu hai menzionato legate alla mia famiglia, così questa tragedia è, è, si intreccia continuamente eh, sia alla lettura dei suoi scritti sia al suo, a questi frammenti di ricordo. Io diciamo, ehm, come ho raccontato altre volte anche per iscritto, eh, diciamo ho deciso di cercare di diventare uno storico ehm, quando avevo vent'anni, ero a, a Pisa, la scuola normale, ehm, alunno della scuola ed ero nella biblioteca, quella che era allora la biblioteca della scuola, e guardando uno scaffale, presi una decisione, tre, una triplice decisione. Eh, Cercare di imparare il mestiere dello storico, lavorare eh, sui processi stregoneria, ehm, cercare di ehm, eh, raccogliere, di estrarre eh, le voci, i comportamenti delle vittime. Eh, ho riflettuto poi a posteriori su questo, a lungo, più volte. C'erano degli elementi in questa triplice decisione di cui non ero consapevole, di cui sono diventato consapevole molto dopo in maniera paradossale, i miei ricordi di bambino ebreo durante la guerra, ricordi della persecuzione. Ma diciamo ero invece consapevole, e, diciamo, me ne resi conto mh, subito dei libri che mi avevano spinto in questa direzione: E i libri, gli scritti, e quindi eh, diciamo, i quaderni di Gramsci, Quaderni nel carcere, Cristo si è fermato a Eboli, Il mondo magico di De Martino e I dialoghi con Leuco. Ora, diciamo, in quel momento io non... cioè, erano tutti libri pubblicati in Audi, libri, diciamo, che eh, mia madre aveva portato a casa, cioè io me li ricordo fisicamente quando arrivavano. E mi sono chiesto perché questi libri. Allora, eh, diciamo, ehm, Gramsci certamente per le riflessioni sulle classi subalterne, e su questo poi tornerò, cioè sulla vitalità che è ancora per me il, questo, questo termine, eh, questa nozione. E poi, eh, Cristo si è fermato Eboli beh diciamo io avevo eh, in quel momento avevo già conosciuto avevo conosciuto caro levi del resto caro levi anche lui è un ricordo d'infanzia per me mh, diciamo precedente a, a pavese ehm, poi avevo fatto eh, una grande amicizia con eh, suo nipote giovanni levi eh, e poi siamo ritrovati appunto attorno a quel progetto collettivo che è stato di un gruppo eh, che è stata la, la micro storia ora Diciamo, Criso dei Eboli eh, perché mi ha, ha contribuito a spingermi in quella direzione. Io penso, e ne sono diventato eh, diciamo, via via più consapevole, per questa attenzione eh, diciamo, quasi etnografica, eh, di Carlo Levi nei confronti delle credenze anche magiche dei contadini di Aliano e che diciamo, coesistono con questo, questa distanza, eh, distanza illuministica, non, diciamo, nessun senso di superiorità, una volontà di conoscere, di capire, però nessuna empatia, termine che io detesto. Detesto per le, per le, per le, diciamo, perché è una scorciatoia. È una scorciatoia, cioè l'empatia non è possibile. Io all'empatia contrappongo sempre la distanza e la filologia. Filologia nel senso di vico, cioè quindi diciamo, cercare di accostarsi a una cultura diversa, una lingua diversa, eccetera, e guardando la distanza e cercando di capire, cosa che Carlo Levi per l'appunto ha fatto. Vabbè, Mondo Magico di De Martino, questo è quasi eh, 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 ovvio. Eh, poi ho, ho incontrato anche De Martino due volte. E su De Martino ho continuato a lavorare, cioè ho scritto dei saggi, eh, anche abbastanza recentemente, quindi diciamo è per me un elemento di dialogo continuo. Eh, e dialoghi con Loco? Allora, lì secondo me eh, c'è l'incontro col mito, cioè un tema centrale per Pavese, come poi ho, 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 ho via via capito, ma il mito presentato senza spiegazioni, senza eh, diciamo, eh, come dire, nella, eh, nella sua nudità, uno potrebbe dire. Il fatto che i dialoghi con Leucofos, il libro da lui lasciato sul comodino, con, la de, con le famose epigrafe, sì. eccetera, ti aveva influenzato, secondo te? Direi che è un libro che ha agito eh, eh, ma, ehm, in qualche modo senza che me ne rendessi conto, cioè eh, è un libro misterioso, è un libro, eh, mi ha colpito rileggendo eh, in previsione della nostra conversazione eh, il libro di Angelini sulla collana viola, Angelini nota giustamente che De Martino riceve dialoghi con Lucco e non lo commenta mai. Non dice una parola Beh, ma perché i dialoghi con Leucore rappresentavano proprio quella caduta nell'irrazionale che Nemartivo eh, temeva e che vedeva anche in Pavese. Beh, no. diciamo che io su questa diciamo su, su una dicotomia formulata in questi termini, io ho dei dubbi. Eh, diciamo c'è l'incontro eh, di questi eh, eh, di queste due persone. Eh, Pavese aveva eh, letto il ramo d'oro nel 1933, eh, quindi il suo interesse diciamo, per eh, il mito e l'analisi del mito era molto antico, però certamente eh, diciamo, seguendo il, il eh, mestiere di vivere si vede come diciamo, questo tema riemerge con forza eh, eh, negli anni 40. Eh, e cioè, eh, proprio negli anni in cui, come adesso dirò, lui eh, scrive Il taccuino segreto. Eh, questo interesse eh, ossessivo, questo ritorno ossessivo sul mito, è qualcosa che si ramifica in molte direzioni. Da un lato, c'è il mito e l'infanzia. Cioè eh, diciamo, eh, il mito ha delle radici nella, nello sguardo infantile e quindi diciamo, i paesaggi che fanno parte, eh, i paesi suoi, potremmo dire, che ritornano fino alla fine in, in Pavese. C'è questa, eh, diciamo, questa visione ossessiva delle colline, eh, dei luoghi in cui, in cui era, era cresciuto. De Martino certo aveva una formazione completamente diversa, però i due si incontrano, e, eh, si incontrano a Roma se non ero nel 1942 e eh, diciamo, um, De Martino propone, dice, eh, di essere parte di una società di metapsichica e Pavese non dice no, eh, accetta diciamo, questa, questa avance di, di De Martino, De Martino anzi, Arriva allora a De Martino questa proposta di presentare la metapsichica per un pubblico più ampio, De Martino accetta e questo poi diventa il modo magico. Ora, diciamo, eh, questo a mio parere, eh, diciamo confuta la possibilità di eh, diciamo, mettere De Martino sul lato eh, della razionalità e, De, e Pavese sul lato dell'irrazionale. Diciamo Come, che poi c'è stato un secondo De Martino. Ecco, c'è un secondo De Martino, c'è stato un terzo... è legato De Martino. al Partito Comunista? Sì, ancora. allora uno potrebbe dire anche questo è vero anche nel caso di Pavese. Però ecco, se noi proviamo a diciamo, seguire questa sorta di parallelo fra queste due personalità così diverse... No? E che hanno avuto dei rapporti molto tesi anche. Ora però, diciamo il De Martino che è crociano dopo una giovinezza diciamo, fascista, eh, non irrilevante perché lui lì scopre la religione civile, eccetera. Però, ecco come io ho scoperto, e questa è una cosa che secondo me non ha detto nessuno. Lui nel libro Naturalismo e Storicismo eh, eh, nell'etnologia nel 1941 scrive eh, di, eh, si riferisce a un libro di un, et, un etnologo tedesco, Müllmann, che dice che è, diciamo, dal punto di vista teorico, eh, un libro di rara profondità, eccetera, eccetera. Ora, e rinvia a un libro che poi cita anche nel mondo magico. Io, diciamo, ho comprato questo libro, eh, Methodic der... Felker Kunde e diciamo questo libro dunque Mühlmann era un nazista, razzista, un caso veramente incredibile, perché lui, dopo la guerra, lui aveva scritto libri razzisti, eh, eh, diciamo ne, negli, anni, negli anni 40 durante la guerra. Però quello che voglio dire adesso arrivo al perché di questa digressione. Negli anni in cui diciamo Pavese riflette così profondamente sul mito, eh, legge Vico. Legge Vico, eh, eh, per, appunto, attraverso queste riflessioni sul mito e scrive, diciamo, eh, diciamo, comincia un nuovo periodo nella sua produzione letteraria, se posso dire, che arriva fino alla Luna e Falò, in cui il rapporto con eh, diciamo, eh, l'etnografia e la riflessione sul mito è profondissima. Sono gli anni in cui lavora. Eh, con De Martino alla collana viola. Ora, sono gli anni in cui Pavese scrive quel taccuino segreto. Il taccuino, di cui abbiamo solo in questo momento le fotocopie, è un taccuino che è fisicamente diverso dal mestiere di vivere. E mentre il mestiere di vivere, Pavese lo destinava alla pubblicazione come chiaro, invece questo taccuino segreto era rimasto tra le sue carte. Lui conservava, mi pare tutto e c'era anche questo. È, diciamo, redatto nel 1942 43 e diciamo è stato pubblicato, è stato trovato da Lorenzo Mondo, che l'ha mostrato a Calvino poco dopo la morte di Pavese. Eh, diciamo, Mondo aveva fatto le fotocopie. Calvino ne fu estremamente turbato. Mondo non pubblicò il Taccuino Segreto fino al 1990. È stato adesso, diciamo, pubblicato un'edizione critica basata sulle fotocopie di, eh, prese allora da, da Lorenzo Mondo. È stato pubblicato da Aragno. Eh, L'atteggiamento degli amici di Pavese, eh, compresa mia madre, no, è stato di eh, come dire, dire, ma questo testo è un testo, eh, diciamo, sì, doloroso, riflette la sua eh, eterna adolescenza, è stato detto, questo l'ha detto mi pare Luisa Sturani, la, la, di me, la figlia di Monti, ora... anche tua madre poi l'ha detto, l'ha ripreso, c'è un saggio di Carlo Dionisotti in cui Dionisotti, diciamo... Mh, Cerca di fare i conti con diciamo, il significato politico eh, sconvolgente di questo, di questo taccuino segreto, cioè mh, non solo la battuta mh, sprezzante sugli antifascisti non nominati, e poi eh, un, un passo che aveva particolarmente sconvolto mia madre, e, come credo tutti quelli che l'hanno letto, tutte queste storie di atrocità naziste che spaventano i borghesi. Che cosa sono di diverso? dalle storie sulla rivoluzione francese che pure ebbe la ragione dalla sua. Se anche fossero vere, la storia non va con i guanti. Forse il vero difetto di noi italiani è che non sappiamo essere atroci. Dionisotti ha parlato a proposito di questo passo di turpe linguaggio. Ora, eh, io diciamo, penso che effettivamente sia preferirei non averlo mai letto, però voglio dire con questo testo bisogna fare i conti e io credo che in realtà il primo a fare i conti con questo testo in una maniera, diciamo, estremamente concisa ma molto profonda è stato Italo Calvino. Quando il testo non era pubblicato, era presso di lui o comunque lui sapeva dov'era, ma il testo non era pubblicato nel 1966 io sono arrivato a questo testo eh, attraverso mh, diciamo, mh, la traduzione che ne ha fatto Martin Rouyet nell'edizione eh, nell Gallimar delle opere di Pavese, tradotta e curata da Martin Rouyet, che si apre con il di mia, il, lo scritto di mia madre, Ricordo un amico, e si conclude con diciamo, questo scritto eh, tradotto da Rouyet, questo scritto di, eh, Pavese, eh, di Calvino del 66, Pavese. E i sacrifici umani ora dice Calvino è stato poi incluso diciamo ripubblicato in questo libro eh, perché leggere i classici l'ultimo saggio e dice Calvino il tono di Pavese quando accenna alla politica è sempre un po' troppo brusco e tranchant a scrollata di spalle come quando già tutto è inteso e non vale la pena di spendere altre parole non c'era nulla di inteso invece il punto di sutura tra il suo comunismo, tra virgolette, e il suo recupero di un passato preistorico e atemporale dell'uomo è lungi dall'essere chiarito. Pavese sapeva bene di maneggiare i materiali più compromessi con la cultura reazionaria del nostro secolo. Sapeva che se c'è una cosa con cui non si può scherzare, questo è il fuoco. Ora, questo Passo è, fa parte della ricezione occulta del taccuino segreto e dice una cosa, secondo me, importantissima: e cioè lega diciamo, questo eh, eh, questa, questa interesse, per, eh, questa passione per l'etnografia che eh, diciamo, eh, diventa divorante in quel, in quel momento, e questo diciamo, eh, tuffarsi. Nella, nella, eh, nella cultura reazionaria eh, del secolo eh, con eh, la rielaborazione della, eh, della, della, della scrittura di, eh, di Pavese e i suoi romanzi, eh, in particolare penso La casa in collina e eh, La luna ai falò. C'è qualcosa su cui io, diciamo, non so se riuscirò mai a lavorare, ma che mi colpisce, diciamo, come eh, lettore o rilettore. Cioè, io ho l'impressione che, allora, diciamo, noi parliamo di Pavese prosatore, però, diciamo, Pavese eh, emerge con eh, lavorare stanca, qui non ho la prima edizione che ho di là, ma ho, diciamo, un'edizione con la dedica di Pavese a Natalia Pavese. Luglio 45 Roma. Ora, eh, il, il eh, ehm, qui ci sono già dei temi: si annunciano eh, dei, eh, dei temi che poi riemergeranno in, in una chiave diversa, in dialogo con Leuco, eh, il Dio Caprone, eccetera. Però ecco c'è qualcosa che mi ha colpito e che dovrei verificare: che è qualcosa che riguarda il ritmo. Allora. Eh, il ritmo di lavorare stanca è una, una novità straordinaria, cioè è un verso ma diciamo, è diverso da tutti i versi che abbiamo letto diciamo, nella letteratura italiana. C'è un ritmo, un ritmo con delle riprese, ehm, ma io vorrei analizzarlo anche dal punto di vista della punteggiatura, perché ho un po' l'ossessione della punteggiatura, credo che sia rarissimo trovare dei punti e virgola. Cioè, ci sono delle virgole, ci sono dei punti, non dei punti-virgola, la frase non si spezza o raramente. Ora, io ho ritrovato, ho avuto l'impressione di ritrovare diciamo, questo ritmo eh, sia nel, eh, nella Casa in Collina, sia eh, nella Luna e i Falò. Eh, mentre, diciamo, per esempio, in eh, Paesi tuoi eh, ci sono come il, la prosa è rotta da dialoghi, cosa che invece secondo me diventa rarissima. Eh, più più nei, negli ultimi libri. Non lo so, cioè eh, questo riemergere di questo ritmo sarebbe una cosa da, da studiare. Eh, diciamo, eh, potrebbe essere parte di questa rielaborazione. Cioè, io non voglio, diciamo, mh, eh, come dire. Ehm, Né assolvere non, non, non è una posizione che posso assumere né diciamo, allontanare il taccuino segreto in nome della rielaborazione a cui certamente questo taccuino ha contribuito, la rielaborazione poetica e della poetica di Pavese, delle due cose, cioè perché c'è non solo diciamo, l'elaborazione poetica, ma anche diciamo, la riflessione, eh, l'elaborazione di una poetica che è, come dice Pavese stesso, ma vale per tutti a posteriori. Quindi lui diciamo, rilegge la sua esistenza, le sue letture, anche Fraser, eh, alla luce di quello che gli sta succedendo e che succede intorno nel 1942-1943. A proposito di distacco dello storico, sì. tu pensi quindi, senza usare termini scorretti, tu pensi che sia possibile eh, quindi o che sia auspicabile distinguere il pavese letterato dal pavese uomo che sia più utile allora purtroppo questa domanda mi mette in imbarazzo perché perché io da un lato ho introiettato eh, come dire eh, l'antibiografismo la, di Croce ecco eh, c'è un'infinità di cose di Croce che non ho introiettato ma questa sì eh, quindi sarei portato a dire bisogna distinguere certo nel caso di pavese è difficile, è difficile distinguere diciamo, l'intreccio fra, fra l'uomo e, e lo scrittore. Ehm, diciamo che eh, c'è un intreccio ed è importante vedere mh, cosa emerge da questo intreccio, cosa... e questo non è dato. Cioè, diciamo, qui questa è diciamo, il, la forza del, dell'antibiografismo, cioè, nessuna biografia può. Diciamo, eh, prevedere quale sarà il risultato di una, della vita di, di, di una persona, eh, sia che scriva, sia che non. E quindi, diciamo, questo elemento di rielaborazione c'è sempre. Ehm, e direi, certamente, questo, questo è vero eh, nel, nel, caso, nel caso di Pavese, cioè, eh, appunto, parlavo del ritmo. Eh, allora, eh, qual è il nesso tra questo ritmo di Pavese e la sua esistenza, beh, è qualcosa di misterioso e inattingibile, um, però lui ci ha consegna consegnato uh, questo ritmo indimenticabile. per concludere su Pavese eh. qual è secondo te allora, il suo lascito più importante? Eh, le domande suo... allora sono due il suo lascito più importante è quello che a me soggettivamente preme sì, di più sì. allora, due domande ma, sì, il suo lascito più importante io penso che diciamo sia Lavorare Stanca sia una buona parte dei suoi romanzi siano effettivamente estremamente importanti e diciamo, eh, sì, continuano a essere eh, vivi e inquietanti. Pensi che Pavese possa essere considerato un classico come molti lo considerano oggi? Boh, sai, Io ci credo poco a questa categoria, però, come dice Calvino, un classico è quello. È un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire, ma forse sì. Ecco. Per quanto mi riguarda, allora io sono portato a ripensare. Eh, allora, lì non è soltanto diciamo Dialoghi con Leuco, ma è per esempio la sua collaborazione con. Eh, eh, con De Martino, e anche diciamo questa e quindi anche però il taccuino segreto, e quindi anche eh, diciamo questa rielaborazione ossessiva eh, della nozione di mito e, e quindi qualcosa che è al tempo stesso centrale per Pavese, anche se eh, diciamo. Eh, copre o non copre la sua carriera, ma uno potrebbe dire che lui a un certo punto, e questa appunto è la riflessione e la poetica eh, retrospettiva, lui l'ha visto come una cosa assolutamente centrale. Cioè il fatto che diciamo, eh, l'infanzia e l'adolescenza diciamo, sono coinvolte in questa idea di mito, eh, lo sguardo, eh, come dire, il eh, primo sguardo che si getta sul mondo, eccetera, come, come qualcosa che, che è all'origine del mito, beh, questo diventa per lui centrale. Quindi la sua rilettura allora qui si torna a quello che tu dicevi, cioè la copia di dialoghi con Leucò, lasciata lì nel momento in cui si uccide. Anche perché è il libro sul destino, no? in cui si ripete continuamente sì, che sì. l'uomo ha un destino. Sì, sì, mm. certamente. Hai voglia di tornare un attimo sul pavese di tua madre? sull'annuncio della sua morte. Sulla... Ti ricordi qualcosa che hai voglia di, di raccontare? O preferisci di Pre no? Preferisco di no. Di no. Ah. Solo se sono cose che possono un po' illuminare la sua figura, ecco. Aggiungere qualche cosa al paese già, già noto. No. È, momento, è stato un momento ancora doloroso guarda, per la vostra ho, famiglia. sì. E ne ho un ricordo, guarda, come Possiamo dire, immaginare. sì, incancellabile, incancellabile, uh -huh. sì.